Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, sono sempre io, Nelly, e quest'oggi voglio farvi un video review per quanto riguarda i prodotti della Essence che ho acquistato domenica. Infatti, domenica mi sono recata all'OVS assieme a Mirana, a cui le mando un grosso bacio, ciao cara. E mi raccomando, ragazze, ci vediamo per i consigli di acquisti di campagna 1. Ci sono molte cose carine e molti sconti e molti nuovi prodotti che vogliamo consigliare. Quindi, ragazze, tralasciando ciò, voglio fare questo video perché alcune ragazze, come ho già detto nel video precedente, hanno pubblicizzato, tra virgolette, questi prodotti Essence, che è una marca low cost, di cui ormai tutti lo sapete, e che quindi ho deciso di provare anche io, perché ho detto che è anche giusto che si cerchi non solo sempre una cosa specifica, ma bisogna anche ampliare il proprio sguardo verso anche tutto il mondo della cosmetica. Ed è anche giusto perché non c'è solo quella marca, ma ci sono anche tante altre marche che possibilmente possono fare anche dei prodotti buoni che anche non abbiano un prezzo eccessivo. Comunque, ragazzi, io, come ho già detto nel video precedente, sono sempre la spalla di Miri, che è la presentatrice Avon, e io acquisterò sempre da Avon perché è una marca, non è low cost, perché davvero ci sono certe cose che, ragazzi, davvero ha un prezzo un po' esagerato, e lo dico anche io. Però, ragazze, c'è una qualità che davvero è palpabile nell'Avon, che è una qualità che voi potete anche, dice, vabbè, l'Avon si acquista tramite un catalogo. Sì, però ci sono anche molte varianti, perché se voi la mettete anche al confronto con una profumeria, voi dell'Avon ci sono anche quei prodotti che potete acquistare con sconti, e che quindi fate un bellissimo guadagno, tra virgolette, perché acquistate un blush che lì può costare, che ne so, in profumeria sui 15 euro, mentre all'Avon lo potete anche acquistare al prezzo di 7 euro, quello della Color Trend anche a 5 euro. Quindi c'è una differenza sostanziale ed è anche palpabile. Quindi, ragazze, bisogna anche essere attente al rapporto qualità-prezzo, che nell'Avon c'è tutto. Quindi, tralasciando adesso questa parentesi dell'Avon, che per me è sempre la mia casa cosmetica preferita, e passiamo ai prodotti Essence, che è questa marca low cost. Quindi ho acquistato questi prodotti e spero che vi piacciono. Ho acquistato due matite per le labbra, un lip gloss, due gel eyeliner e due smaltini. E tra questi prodotti vi sono anche i prodotti di una nuova linea della Essence. Quindi, ragazze, come potete notare, forse non lo so se lo vedete dalla telecamera, ho applicato il gel eyeliner Berlin Rocks della Essence, che è questo color violetto. Siccome dell'Avon questo colore non c'era, ho deciso di acquistarlo della Essence ad un costo davvero irrisorio, ed è questo qui che vi ho fatto vedere nella review precedente, il numero 03 Berlin Rocks. Quindi, ragazze, ok. Ho acquistato praticamente questo. Partiamo dal lip gloss, che è della linea base della Essence, Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Questa qui, questo packaging così a cilindro con la scritta davanti e il tappino nero. È la colorazione 07 Kiss Kiss Kiss, che ha consigliato Valentino 89 Kiss 1, e che quindi ho deciso di acquistare. E questo rosso ciliegia un po' sul rosso anche della fragola, ed ha la spugnetta, diciamo, l'applicatore così. Ed è molto ergonomico. Vediamo l'appiattimento centrale dell'applicatore, che è molto, come ho detto, forse
poco fa, ergonomiche, quindi permette una maggiore applicazione del lip gloss. E lo vediamo così. Pastocchio. Mi sono macchiata. Il dito di lip gloss. Faccio vedere. Dopo essermi sporcata un pochettino le mani di lip gloss, possiamo andare avanti. Ho acquistato il lip gloss perché di fatti ne avevo solo uno della Color Trend, che è la linea base dell'Avon, il Startup Pink 10 ml, ed è il packaging vecchio. Adesso c'è quello nuovo di 6 ml. Quindi ho acquistato queste due matite contorno labbra. La prima, vi faccio vedere, è la 06 Mystery Move, che ha lo stesso nome di una matita per le labbra dell'Avon, che io non ho acquistato perché vi ho già detto l'altra volta che, avendo altri acquisti da fare, non potevo spendere il mio denaro. E quindi ho deciso di acquistare questa, che l'ho presa anche a poco prezzo, ed è questo colore così. Quello che vedete nel packaging, questo qua, molto bello, che lo potete applicare sia un rossetto rosato, e lo potete tamponare sulla linea delle labbra. Dopodiché vi faccio vedere l'altra matita, che è il 07 Hot Chocolate, che è questo marroncino. Ops, scusate, guardate, acqua. Questo qua, il 03 Hot Chocolate, ed è questo marroncino abbastanza chiaro, ragazzi, non è troppo scuro. Ed è questo qua, che si può mettere con ovviamente rossetti, i marroncini. Scusate ragazze, sistemo l'obiettivo perché sennò mi si impanna il computer. Dopodiché, ragazze, passiamo a questi smaltini. Questo è diciamo, l'ho preso bandando con la matita perché sono tutti e due marroncini, ed è il rossetto, sì, rossetto, ragazze, scusate, lo smalto della Essence della linea Color and Glow Quick Drying Nail Polish, ed è il numero 33 Just in Case. Ed è questo qua. Forse non si vede bene a causa della luce, che è un po' intensa. Qua, 33 Just in Case. Non so se si vede, ragazze, perché davvero la luce è pessima un po'. Ed è questo marroncino con dei riflessi dorati, non ha brillantini. È molto bello, mi è piaciuto, a 1 euro e 19 centesimi. Dopodiché ho acquistato questo smalto della nuova linea della Essence, che è il Marable Mania Nail Polish, ed è questo, ragazzi, è quello che ho messo ora sulle mie unghie. È bellissimo, mi piace un sacco, proprio questo argento. Sembro una ragazza tecno della nuova era, è troppo bello. E poi è una copertura fantastica. E io ho applicato, però mi sa che l'ho posato, l'asciuga smalto dell'Avon, della linea Nail Expert, che è un asciuga smalto nella boccettina con il pratico erogatore, che voi spruzzate, e ha anche ed è molto oleoso, e rimane le unghie e ve lo fa asciugare. Infatti a me mi si è asciugato subito, quindi quell'asciuga smalto è anche buono per gli smalti che non sono Avon, anche quindi smalti della Essence e via dicendo. Quindi, ragazze, è questo qui. Promuovo. Già ve lo sto dicendo, lo promuovo perché è bellissimo. E poi copre, che è una meraviglia. Dopodiché, sempre di una nuova linea, Stay All Day Long Lasting Eyeshadow. Il numero, questo qua, il numero 04 Stars and Stories.
questo, ragazze. Stars and Story ed è un 5,5 grammi ed ha una scadenza a 12 mesi dall'apertura. E ha questa colorazione. E questo bellissimo eyeliner, ragazzi, è favoloso, tutto argentato. L'ho preso, come ho detto poco fa, anche con la matita e anche con l'ombretto. E con la matita anche con lo smaltino. E c'è anche, che è new, infatti è nuovo, sempre della linea Estée Lauder Long Lasting Shadow, il numero 02 Glammy Ghost 2. Ed è questo bronzo, ragazze. Vedete? Ed è questo qua. Ed è questo bronzo tutto metallico che ha però delle, anche delle brillantine. È molto bello, si stende facilmente e nulla da ridire, è molto bello, vi faccio anche vedere. Si applica con questo qua. È un bronzo, ragazze. Favoloso. Davvero. Costava 2 euro, 3 euro. Però, ragazze, per un eyeliner, gel eyeliner, non è molto. Ragazze, ho acquistato tutte queste cosine molto belle. Queste qua della nuova linea. E questi della linea normale della Essence. Ragazze, favoloso! Bellissimo. Quindi, io con questi prodottini ho terminato di farveli vedere, li ho speso circa sulle 15 euro, come vi ho detto. E ci vediamo al prossimo video. Spero che successivamente potrò farvi un'altra review sui prodotti che acquisterò della Essence. Spero che poi usciranno delle nuove, una nuova linea, così potrò acquistare e potrò recensirvi i prodotti. Vediamo se successivamente potrò farvi, se anche voi, ragazze, vi prego, lasciate dei commentini, fatemi sapere che ci siete, perché se davvero non vi piacciono i video, non lo so, cerchiamo un'alternativa insieme. Voglio i mi piace se vi piacciono e voglio tanti commentini, ragazze, tanti. Perciò vi aspetto, non mancate. E un regalino che vi facciamo. Successivamente faremo un video giveaway. Speriamo che lo possiamo fare su anche i prodotti Essence o anche sui prodotti Avon. Quindi, ragazze, un bacione e mi raccomando, tantissime. Spero che vi sia piaciuto, lasciate commentini. Un bacio, ciao!